Qualche settimana fa ho partecipato alla presentazione dei nuovi sistemi Nighthawk e fino a quando non sono arrivato in loco non stavo capendo come mai fosse un evento Netgear, ma i prodotti presentati non fossero appunto brandizzati Netgear, ma Nighthawk. Il perché di tutto ciò è dovuto ad una nuova partnership tra la già citata Netgear, non c'è bisogno di introdurla, e NetDuma. C'è bisogno di introdurla. Questa azienda, già inserita nel campo della gestione della rete, negli ultimi anni si è specializzata nei network dedicati al gaming e l'abbiamo già sentita nominare per quanto riguarda eventi e-sport, manifestazioni o comunque ambienti legati ai videogiochi. Nelle ultime settimane ho avuto modo di provare il Nighthawk XR500, nato appunto da Netgear in collaborazione con NetDuma. Quest'ultima, con il suo Duma OS, si è occupata prettamente del lato software. Ovviamente, la prima cosa che ho pensato è: ok, analizziamo questo router, ma effettivamente come può un apparecchio come il router evolversi e fornire prestazioni migliori e soprattutto tangibili? Il risultato che ho visto mi ha sorpreso e vi spiego subito il perché. Quel che hanno detto alla presentazione gli addetti di Netgear era giusto. Noi sì, continuiamo a fornire all'utente il top dell'hardware per i nostri prodotti, ma il problema principale resta sempre lo stesso. Molte persone non sono in grado di utilizzare in maniera efficace i nostri router, perché semplicemente non sanno metterci mano, oppure non ne sfruttano al massimo le potenzialità. E qui entra in gioco Duma. L'XR500, che tra poco vedremo a livello tecnico, è gestito dal Duma OS, un vero e proprio sistema operativo che rende intuitiva, semplice ed amichevole la gestione della nostra rete, che possa essere quella casalinga o di una piccola azienda. Per i più smanettoni si potrebbe definire come una DDVRT orientata al gaming con la GUI. Come accade spesso per i router di fascia alta degli ultimi anni, abbiamo un sistema a 4 antenne che non serve a renderlo più tamarro, ma migliora le prestazioni del segnale Wi-Fi, la velocità di trasmissione, ma cosa più importante, riduce al minimo le interferenze che possiamo avere. Infatti, la prima prova diretta che abbiamo effettuato è quella della copertura Wi-Fi, oltre a poter combinare sotto lo stesso nome di rete sia la rete 5G che la 2G, permette di arrivare a velocità molto alte con un'ottima copertura sia a distanze brevi sia a 2-3 stanze di distanza, dove abbiamo mantenuto grande stabilità anche a buon segnale. Se nelle stanze adiacenti abbiamo raggiunto una velocità di oltre 500 MB in download, a qualche stanza dal router siamo comunque rimasti sopra i 200, quindi un risultato di tutto rispetto. Tra le dotazioni esterne abbiamo uno switch da 5 porte Ethernet Gigabit, di cui uno in ingresso per la linea. Oltre a questo abbiamo anche due porte USB 3.0 dedicate ad hard disk esterni per funzionalità di media center direttamente integrati nel NAS. Sono supportati tutti i più comuni protocolli di condivisione in rete locale, come Samba e servizi Bonjour Apple. Ovviamente con un apparecchio che, per essere sfruttato al top, ha bisogno di una linea al top, mi sono affidato a Max che, da buon ingegnere informatico, oltre ad avere molta esperienza quotidiana di networking, ha anche una linea migliore della mia. Quindi diciamo che la sua esperienza riguarderà gli aspetti più tecnici e le finezze. La prima impressione che ti dà il Duma OS è quella di avere a che fare con un PC dedicato alla gestione della rete, più che un semplice pannello di controllo del router. Ma l'aspetto più interessante è che probabilmente anche un bambino sarebbe in grado di configurare la rete domestica e riuscire a capire cosa toccare, in che modo e soprattutto capire cosa sta succedendo. Ma occorre vedere ogni caratteristica singolarmente. Quel che fa piacere è che molto spesso si è abituati al concetto di: più qualcosa è user friendly, meno si riuscirà a intervenire in maniera approfondita a livello di setting. Non è il caso di questo OS per fortuna, infatti ci troviamo davanti a un'interfaccia ben studiata, ordinata e che può essere configurata a proprio piacimento per il monitoraggio di tutte le attività di rete che avvengono tramite il router. E se proprio c'è qualcosa che non riuscite a trovare, tramite la schermata avanzate, dove abbiamo appunto funzioni aggiuntive, riuscirete a trovare tutto il resto. Grazie alle varie schermate sintetiche possiamo vedere l'utilizzo delle CPU, trattandosi di un dual core da 1,7 GHz, della RAM e da cosa utilizzata, e molti altri aspetti dal più al meno importante. Interessante anche è lo schema della rete e in che modo ogni periferica è collegata ed il suo stato. Sì, fino a qui è un bel router, potente, con un'interfaccia carina e ben studiata, ma che cosa c'entra col gaming? Prima di tutto abbiamo l'introduzione di un sistema cosiddetto anti-buffer bloat. Di che si tratta? Ve lo spiego in maniera semplice.
Avete presente quando state giocando da un po' e a un certo punto così all'improvviso cominciano le grandi laggate, il ping sale alle stelle, vari problemi di linea e lì cominciate a bestemmiare ogni genere di causa che potrebbe provocare sto casino, del tipo ma questo è Steam che ciuccia banda, è partito l'aggiornamento di Windows e mo è andato il pornazzo che stavo scaricando, il torrent l'ho lasciato acceso e roba del genere? L'anti-buffer bloat si attiva quando rileva che l'utente sta giocando e fa in modo che le applicazioni non necessarie prendano il pieno controllo della banda e rovinino l'esperienza. Praticamente impedisce che la linea dedicata al gaming venga compromessa da altri software o eventualmente altri dispositivi. Se ancora non dovesse bastare questo metodo per l'utilizzo pieno della banda, esiste anche un sistema di assegnazione della banda per tutti i vari dispositivi connessi, dove possiamo materialmente settare quanta banda avrà a disposizione ogni singolo dispositivo presente in rete, in upload e in download, in maniera molto semplice e rapida grazie ad un grafico radar dove potremo allocare le risorse per ogni dispositivo connesso. Vostro fratello non si stacca da Netflix mentre state rankando? Potete in pochi semplici mosse e in pochi istanti rispedirlo in una fantastica esperienza 56K, ad esempio. Altra novità, molto curiosa devo dire, il sistema di filtro geografico, che a dirla tutta risulta essere più utile e utilizzabile per la console che per il PC. Infatti possiamo tranquillamente farlo. Come funziona? Tramite l'apposito pannello è possibile fisicamente selezionare un'area geografica dove poter trovare le nostre partite di matchmaking o server in genere, in maniera tale da avere maggiori probabilità di unirsi a server con latenze minori, in quanto più vicini a noi. Per questa funzione abbiamo anche dei profili ottimizzati per gioco interessato. A detta di Max, che ha analizzato fino in fondo il router in maniera molto avanzata, nonostante l'OS sia orientato a mettere a suo agio l'utente medio, magari non esperto, è comunque possibile intervenire a livello più profondo e personalizzare le esperienze in maniera più specifica rispetto alle funzioni base, che sono comunque complete e semplici da utilizzare con tempi di salvataggio delle impostazioni davvero brevissimi che rendono ancora più comoda la configurazione, magari con un approccio trial and error. Altra cosa da non sottovalutare è la predisposizione all'installazione di widget per effettuare lavori specifici o applicare funzioni nuove. Questo secondo me è molto importante perché effettivamente puoi essere in grado di creare magari un'applicazione che fa determinate funzioni sul router e anziché far impazzire qualcun altro a ricreare la stessa identica configurazione, la esporti, la inserisci come widget in un altro router e la utilizzi. Tolto l'ambito software di questo router, a livello di connessioni cablate, ma soprattutto wireless, l'XR500 si comporta in maniera impeccabile e molto stabile, e le differenze, adottando varie configurazioni, sono tangibili e ben visibili. La stabilità è quel che caratterizza la gestione di questo potente router. Piccola menzione, dato che all'inizio non ne ho parlato, va fatta per lo switch 10 gigabit che abbiamo provato alla presentazione. Sì, avete capito bene, 10 gigabit. Questo piccolo mostro permette di spostare file a velocità vicine a 1 giga al secondo. Per farvi capire, potreste trasferire il più grosso dei Blu-ray sul mercato, circa 100 giga, in meno di 2 minuti. Pensato per le reti locali di studi o per utenti enthusiast, sicuramente avrà spazio nel segmento prosumer. Ovviamente, arrivando alle conclusioni, l'XR è un router che per essere apprezzato al meglio necessita dell'ambiente e delle condizioni giuste, nel senso che è particolarmente indicato per chi ha a disposizione una connessione molto potente e molte periferiche da gestire. Purtroppo, l'unico neo, tra l'altro presente praticamente solo in Italia, è il fatto che al momento le principali compagnie telefoniche obbligano il passaggio della rete internet prima attraverso il proprio router e poi eventualmente tramite altri dispositivi. Quindi diciamo che potrebbe esserci un effetto collo di bottiglia dovuto a questa imposizione tutta italiana, però teoricamente, fortunatamente a breve, dovrebbe esserci la possibilità di poter escludere il router proprietario e passare ad una nostra scelta, e lì si risolverebbe tutto tranquillamente. Il costo, come era facilmente intuibile, è abbastanza elevato, siamo tra i 250 e i 300 euro, giustificato per il tipo di servizio che andiamo ad acquistare, ma come vi ho detto, in molti casi diventa una scelta necessaria, in quanto, approcciandosi ad un mondo sempre più connesso, più orientato all'Internet of Things, la necessità di dispositivi capaci di gestire con efficienza decine di dispositivi si farà sempre più pressante. In un nucleo familiare moderno composto da 4 persone, prendiamo un esempio, possiamo avere 4 cellulari,
due computer, diciamo, per esempio, se vogliamo esagerare, una console, un NAS, una Smart TV, magari quando arrivano ospiti, c'è qualcuno in casa, si arriva anche a gestire 10 o più dispositivi, e un router budget, come quelli per esempio forniti dalle compagnie telefoniche, cominciano a non essere più sufficienti, non perché non riescano a tenerli tutti in contemporanea, ma non riescono a garantire una certa qualità della rete. Ad ogni modo, un router di questo tipo lo vedo molto bene, oltre al contesto casalingo di cui vi ho appena parlato, nel caso avessimo molti dispositivi connessi, in ambienti tipo uffici, sale LAN e luoghi con una rete affollata da gestire in maniera dinamica e soprattutto da chiunque. Dato che uno dei più grandi valori di questo router è proprio il software. A proposito di questo, spero che il Duma OS venga adottato in futuro anche in router di fascia più bassa, perché personalmente io, che non sono abituato molto spesso ad agire in maniera troppo specifica sulla rete, sono riuscito a fare tutto in maniera molto semplice, a capire cosa stava succedendo, a tenere tutto sotto controllo. Quindi magari l'integrazione di questo sistema in router Netgear più economici potrebbe essere una gran cosa, anche perché, voglio dire, un utente che si interfaccia per la prima volta su un router, beh, l'impatto, diciamo, su un sistema tradizionale non è molto, diciamo, non è molto amichevole. E vi assicuro, abbiamo fatto tantissime prove e combinare disastri col Duma OS è veramente difficile. Staremo a vedere come si evolverà il brand Nighthawk e cosa offrirà in futuro. Comunque, sta di fatto che è molto interessante vedere come Netgear, con i tempi che corrono, si sia lanciata con cattiveria nel mondo del gaming, dato che, giustamente, la rete in questo ambito, diciamo che non è un elemento secondario. Per oggi penso sia davvero tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.